Ciao a tutti, bentornati sul canale. Io sono Pasquale, questo è Risparmio, il mio progetto alla ricerca dell'indipendenza finanziaria. Bene, oggi un video un po' particolare, nel senso che voglio continuare un po' questa serie di video che si discosta un po' da quello che è sempre la monotonia, magari dell'investimento, della ricerca dei prodotti finanziari, delle recensioni dei broker, ma voglio portare anche dei contenuti un po' più stabili di qualità. Nel senso che voglio portare appunto dei contenuti che possono essere di utilità comune, così come sono per me. E oggi in particolare volevo andare a portare 5 app che utilizzo per la produttività. La produttività è importantissima nella vita di tutti i giorni, sia per chi fa un lavoro normale, ma anche per chi come me, ad esempio, fa più di una cosa, gestisce un bimbo di 10 mesi, che è un lavoro 24/7. Va a lavorare 3 giorni a settimana, part-time, dalle 9 alle 17:30 in ufficio e poi, quando non lavora, oltre a guardare il bimbo, cerca anche di produrre dei contenuti sia sul mio sito internet, due articoli a settimana, poi anche sul canale YouTube, 3 video a settimana. E oggi voglio portare a conoscenza di tutti quelli che hanno delle giornate molto impegnative come la mia, o delle settimane molto impegnative come la mia, di 5 app di produttività che quindi possono aiutare a implementare delle specifiche soluzioni per aumentare appunto la produttività e quindi fare di più col minor sforzo possibile. Prima di cominciare, ovviamente, voglio ricordarti che se non sei iscritto a questo canale, puoi farlo in qualsiasi momento cliccando ovviamente sul tasto iscriviti e poi anche sulla campanellina delle notifiche che ti aiuterà a non perdere nessun video successivo. Inoltre, se il video è di tuo gradimento, ti ricordo che se clicchi sul pollice in su, quello che fa così senza distruggerlo, basta cliccare con molta gentilezza, può aiutare me a crescere su YouTube perché fai capire all'algoritmo di YouTube che i miei contenuti sono di tuo gradimento e per cui, insomma, ci siamo capiti, no? Bene, oggi presento 5 app in particolare, anzi, sono 4 app più un sito web che possono aiutare alla produttività di tutti i giorni ed inoltre una piccola chicca, un bonus, una bonus app che invece è di utilità a tutta la famiglia. Ma bando alle ciance, o come direbbe Luca Giurato, ciancio alle bande, e andiamo subito a vedere le app di oggi. La prima app che vado a presentare oggi si chiama IFTTT, If This Then That, ovvero se questo accade allora fai quest'altra operazione. E l'app è molto semplice, siamo qui appunto sul mio telefonino. Andiamo a scorrere, permette di utilizzare dei widget automatici per fare delle operazioni in particolare in maniera automatizzata. Questa è un'app che potrebbe essere molto utile, ad esempio, al mio amico e collega YouTuber Domenico di Vivere Dividendi, che ha 650.000 social e magari vuole pubblicare più di un video o un contenuto su più di un social. Questa app permette di cliccare appunto di creare dei widget personalizzati. Ad esempio, diciamo che io vado a cercare YouTube qui, ad esempio, sull'app. Ecco, e cliccando su YouTube mi dà tutte quante le possibili widgets che possono essere implementate automaticamente. Per esempio, YouTube works better with Facebook pages, oppure track every super chat message you receive on Google Calendar. Ti permette appunto di creare dei widgets automatici che permettono appunto di fare queste cose. Per esempio, diciamo che io volessi andare a pubblicare un mio YouTube video su Twitter. Cliccando YouTube video mi dà tutta la serie delle possibili widgets che sono stati già creati. E per cui fra questi vado a scorrere, vado a cercare Twitter ad esempio e cliccando sul tastino Connect, semplicemente ogni volta che io andrò a creare un video su YouTube, automaticamente questo sarà andato a pubblicare su Twitter. Ci sono ovviamente tantissimi altri widgets e molti ne arrivano tutti i giorni. Oppure diciamo che io ho Twitter e voglio andare a creare un tweet che poi automaticamente va ad essere inserito su LinkedIn, per cui anche qui ho un mio widget. Cliccandolo vado a automatizzare il processo. Ovviamente, se una persona ha tantissimi social e vuole pubblicare lo stesso contenuto o diversi contenuti su diversi social, ha in questo modo automatizzato tutto il sistema e tra l'altro aiuta tantissimo. Oppure, se siete il mio amico Massimo Cirignotta che ha volontà e piacere di automatizzare la casa con Alexa, e lui abbiamo capito che ha Alexa perché lo mette nelle storie di Instagram. Possiamo automatizzare le funzioni che Alexa fa, per esempio Alexa call my device oppure, oppure Alexa trigger self-destruct, ma questo è meglio evitarla. Ci sono altre cose che si possono fare, ad esempio si può connettere il proprio iRobot, se una persona ha il proprio aspirapolvere iRobot può automaticamente settare un timer nel momento in cui lui esce di casa di
far partire l'aspirapolvere e questo è possibile. Quindi si tratta di un'applicazione molto utile se si vuole velocizzare tutte le cose che si vanno a fare in casa o nella propria attività lavorativa. Ovviamente ci si deve perdere un pochino di tempo all'inizio per customizzarla, però ovviamente quando si è capito come funziona bene è molto semplice da utilizzare e si aumenta tantissimo la produttività. La seconda applicazione che voglio presentare, questa è prevalentemente utilizzabile su Android, ma ne esistono delle alternative anche su iOS, e si chiama Clockwork Tomato e si basa appunto sulla tecnica del lavorare con la tecnica del pomodoro, appunto una tecnica inventata tra l'altro da un italiano, da Francesco Cirillo, che utilizzava appunto questo timer a forma di pomodoro per studiare. Ovviamente questa tecnica è stata poi vista e specializzata e appunto migliorata da alcuni ricercatori, fra cui Bianca Gennari, una ricercatrice italiana, e si basa sulla tecnica di lavorare per determinati periodi di tempo ben definiti, solitamente 25 minuti, e poi prendere una pausa di circa 5 minuti a ognuno di questi periodi, per cui i periodi sono di mezz'ora. Dopo 4 periodi da 25 minuti più 5, le pause vanno allungate, anzi la pausa va allungata almeno di 15 e mezz'ora, proprio per aumentare la possibilità di attenzione. E questa app fa proprio questo, si può customizzare in qualsiasi momento, ad esempio si possono creare le impostazioni del timer, per cui si può definire anche come si vuole il timer, si può anche customizzare la tipologia dell'orologio nei suoi colori, nella sua tavoletta grafica o anche in tante altre impostazioni. Si possono avere i log e le statistiche, per cui sapere come si sta applicando la tecnica, se le interruzioni sono state appunto rispettate oppure no. Si possono anche fare dei parametri avanzati per la gestione appunto proprio dell'app, della sua customizzazione, e poi si possono anche pagare dei pacchetti di espansione appunto a pagamento per aggiungere delle nuove feature all'app. Ovviamente l'app parte con 25 minuti, in questo momento non è che ha senso farlo perché aspettare solo che finisca, comunque suonerà avvisando anche poi che si è finito il tempo. Detto ciò, l'app ha anche un log che permette appunto di registrare le proprie performance giornaliere, settimanali e mensili, e per cui capire anche se si sta utilizzando la tecnica in maniera ottimale e per cui se si è produttivi giorno dopo giorno oppure no. La terza app che voglio presentare invece si chiama Send Anywhere ed è un'app che permette appunto di, come dice il nome, spedire qualsiasi cosa dovunque. E, si può anche interfacciare con il proprio PC, per cui si può anche usare da PC. Comunque su questa app si può spedire qualsiasi cosa in ogni posto, non dove pensate voi però. E partendo appunto dalla memoria del proprio telefonino si può andare a condividere i propri file anche ad esempio sul proprio computer, o proprio sul proprio Google Drive oppure sul proprio Dropbox. E tutti i vostri file vengono appunto organizzati per varie tipologie, foto, video, spero che non ci sia nessun porn, anche i contatti o anche le app. La grandezza massima dei file che si possono trasferire è di 4 giga, che è molto di più rispetto ad altre app gratuite che si trovano in giro. Come funziona? Una volta che si seleziona il file da trasferire, diciamo voglio trasferire questo e invio, automaticamente viene creato un link automatico qui con un codice da poter anche scannerizzare e con un codice che deve essere utilizzato entro un tot di tempo. In questo modo la persona che ha il link e ha il codice può scaricare il file in questo modo, per cui si possono anche scaricare e spedire file di tipo privato che magari non si vuole vengano caricati sul web in maniera pubblica, ecco. E nello stesso modo possono anche ricevere dei file appunto inserendo il codice o scannerizzando il codice tramite il lettore di codice a barre, questo qui, e permette appunto di fare questa operazione. È molto utile soprattutto se si vogliono scambiare dei file in maniera veloce, tipo l'ho scoperta da poco, io in passato con mio amico Massimo Cirignotto, anche con Domenico di Vivere Dividendi, ci siamo scambiati dei file, potevamo farlo in questo modo, molto veloce, è molto semplice da utilizzare. La quarta app che voglio presentare, penso la utilizzino un po' tutti, si tratta di Google Calendar. In questo modo io e mia moglie abbiamo semplificato molto la nostra vita perché sappiamo ognuno i turni dell'altro di lavoro e riusciamo anche a gestire il bambino in maniera diversa. Lei sa in qualsiasi momento quando io sto facendo delle live o quando sto registrando dei video, quando sto facendo delle attività che sono utili alla mia, diciamo, professione, futura professione o che ne so,
futura fallimentare professione, chi lo sa. Comunque è un'app utilissima, può permettere di condividere il proprio calendario appunto con più di una persona, è customizzabile in qualsiasi modo e può essere interallacciata con altre feature di Google, per cui permette di organizzarsi meglio, di fare le attività in maniera più produttiva. E secondo me è un'app che molti sottovalutano, quella del calendario, soprattutto questo che è diciamo telematico, così si può dire, non è quello cartaceo, perché appunto è condivisibile e permette alle persone che ne hanno accesso di condividere le proprie attività e di capire se una persona in quel momento magari non ci risponde al telefono perché è impegnata, o anche di ottimizzare i nostri tempi. Riusciamo a organizzarci noi la giornata in maniera molto più produttiva, vedendo quello che abbiamo già da fare e capendo se possiamo aggiungere altre attività alla nostra giornata. La quinta app non è un'app, ma è un sito web che si chiama alternative2.net e ti permette di trovare, come dice il nome, l'alternativa a qualsiasi cosa tu stia cercando, sia in ambito di software, ma anche in ambito, ad esempio, di alcuni sistemi operativi o qualsiasi altra cosa. Ad esempio, io lo scoprì quando stavo andando a cercare appunto un'alternativa a Photoshop per realizzare le mie YouTube thumbnails, perché io non ho i soldi per comprare Photoshop e non uso mai niente di craccato, per cui avevo scritto appunto all'epoca Photoshop, Adobe Photoshop, e mi comparvero una serie di alternative, fra cui GIMP, che è la versione molto molto complessa di Photoshop, però in formato gratuito perché è un software diciamo free ed è di natura Linux, per cui proviene dal mondo Linux Ubuntu, però è troppo complesso per me. Io trovai all'epoca Affinity Photo, che consiglio a tutti perché costa 50 euro, si paga una volta sola, però poi gli aggiornamenti sono gratuiti per sempre. In ogni caso permette appunto di trovare qualsiasi cosa. La dicitura dice sempre se è un free program, se è partially free, oppure se è a pagamento, perché molte volte ad esempio si trovano cose che non sono gratuite. Inoltre una cosa molto interessante è che si possono andare a trovare anche le recensioni da parte degli utenti che lo hanno già utilizzato, per cui una persona può capire per quale motivo quel programma può essere positivo o negativo, in alternativa appunto al programma che si è andato a cercare. Ad esempio, un'altra alternativa che ho ricercato era quella che all'epoca mi servì per trovare il programma che uso per fare montaggio video, editing video e rendering, che è il PowerDirector, CyberLink PowerDirector. All'epoca appunto cercavo qualcosa che fosse alternativo ai vari programmi e mi uscì questo. Questo è freemium, nel senso che si paga, però poi uno può comprare anche il bundle o può fare una cosa tipo Microsoft 365, in cui paga un abbonamento mensile e poi ha tutti gli aggiornamenti gratuiti nel tempo. Io invece ho comprato all'epoca, credo che fosse il PowerLink, CyberLink PowerDirector 13, e invece di aggiornarlo ogni anno, lo aggiorno ogni 2 o 3. Per esempio è uscita di recente la versione 19, io ho fatto l'update alla versione 18 di recente, per cui aspetterò tipo la 20 o la 21 prima di aggiornarlo. In ogni caso è molto interessante perché dà anche, quando andiamo a cercare un'alternativa, per esempio mettiamo Affinity Photo, ti va anche a dire su quale sistema va a lavorare, per cui può lavorare su Mac, su Windows e su iPad. Questo significa che gli utenti Linux ad esempio non possono utilizzarlo. Se andiamo ad esempio a scrivere, che ne so, Photoshop adesso, anche VLC, ti dice che è free, per cui non si paga, e funziona su Mac, Windows, Linux, Android, e poi si vanno a trovare le varie alternative. Io lo trovo molto utile per la produttività, perché uno invece di andare a fare ricerche infinite su Google può andare semplicemente su questo sito, su alternative2.net, e si va a cercare quello che gli serve. Tra l'altro si possono trovare anche le app per i vari telefonini Android o per l'iPhone, per cui si trovano tantissime cose utilissime e io lo utilizzo ogni volta che ho bisogno di qualcosa di nuovo. Ultima app che voglio presentare è questa qui, invece per l'utilità della famiglia, come dicevo all'inizio, per cui non ha niente a che vedere con la produttività lavorativa. Si tratta di Bring. Bring è un'app interallacciata, appunto, per cui si possono aggiungere più di utenti alla stessa app, che permette appunto di andare a fare la lista o delle liste della spesa che vengono condivise fra i vari utenti della casa, per cui diciamo che ci sono 5-6 studenti o 5-6 lavoratori o anche una famiglia come la mia, devono andare a fare la spesa di casa per evitare di andare a comprare troppe cose magari ripetute più di una volta e trovarsi con 16 pacchi di pasta quando ne bastava uno. Per esempio, cercando pasta e poi andando anche a descrivere la quantità, tipo, che ne so, se uno vuole scrivere tivella spaghetti, 2 pacchi,
Chiunque andrà a fare la spesa, andrà a guardare la lista, andrà a trovare queste aggiunte. Ed secondo me è utilissima per risparmiare soldi, soprattutto quando si va a fare un budget mensile come facciamo noi e si vuole risparmiare, evitare di comprare le cose 3-4 volte per poi magari, per esempio, se si va a comprare dei prodotti deperibili come la verdura o come la roba fresca, secondo me è una cosa molto importante ed interessantissima da utilizzare. Ovviamente non si tratta di un'app che aumenterà la produttività in maniera importante, però secondo me permette di risparmiare qualche soldino che ovviamente può essere utilizzato per chi come me cerca di risparmiare o soprattutto di investire per appunto per avere più soldi, per avere più liquidità da poter investire e mettere sul proprio conto broker, ad esempio il mio, che utilizzo eToro Trading 212, ma questa è una marchetta che c'è nei link affiliati, l'ho detto, purtroppo l'ho detto. Bene, anche per oggi è tutto, spero che questo video sia stato diverso, magari di gradimento e abbia portato qualche informazione in più a persone che vogliono aumentare la propria produttività nella vita di tutti i giorni. Ovviamente non mi stancherò mai di ripetere che se il video ti è piaciuto non ti costa niente distruggere il pollice in su, senza magari distruggere la tastiera, è figurativa come cosa. E iscriviti al canale se sei passato di recente e sei nuovo su questa community. Ovviamente se ci sono commenti riguardo a queste app o se ne conosci alternative mi farebbe molto piacere saperlo, magari lasciami un commento qui sotto, ne possiamo discutere. Bene, anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!